ci soffermiamo sul Cilento e abbiamo pronto con noi un altro collegamento. E se la regia mi dà l'ok, saluto Pippo Pascale. Ben trovato Pippo, come stai? Eccoci Buongiorno a tutti, buongiorno Raffaella, buongiorno Cilento Channel. Allora, abbiamo con noi il presidente dell'associazione Il Faro di Licosa, Pippo Pascale, per parlare di un evento molto suggestivo che ritorna, insomma, dopo tempo in questa suggestiva e bellissima località del Cilento, precisamente del comune di Castellabate, che è Licosa. Note sull'acqua a Licosa. Pippo, di cosa si tratta? Parliamone e facciamolo capire anche ai nostri telespettatori che ci seguono in tutta la regione Campania, sperando che possano essere presenti il 27, il 29, chiedo scusa, di luglio. Ecco, Note sull'acqua, già stessa la parola lo dice, che è questa musica che viene suonata nelle sinfonie delle sirene di Ponta Licosa, dove è nato tutto per caso 3 anni fa, insieme al maestro Osvaldo Capezzuto di Castellabate, dove durante la festa della Madonna del Soccorso, dove si festeggia ogni anno questa ricorrenza, dice: guardammi l'orizzonte del mare e dicemmo: chissà come sarebbe un palcoscenico montato nell'acqua e suonare musiche, diciamo, in generale. Ecco, lo provammo a fare il primo anno e uscì una cosa spettacolare, bellissima, dove con il tramonto del promontorio di Punta Licosa, delle sue bellezze naturali, è uscita davvero una serata emozionante. Note sull'acqua, questa è la terza edizione che viene fatta, e diciamo, dove si racconta e si manifesta le bellezze della musica in generale. È di Punta Licosa, ecco. Uno spettacolo suggestivo, quindi sull'acqua, infatti verrà montato proprio il palco, dov'è il molo, giusto, di Punta Licosa. Punta Licosa proprio nell'acqua viene montato. Quindi vedere questa orchestra di 30-40 elementi che suonano proprio nello specchio del porticciolo di Punta Licosa, cioè proprio nell'acqua. Al calare del tramonto, che è ancora più bello con il suo rosso fuoco, diventa tutto più emozionante. Che aria si respira lì cosa in attesa di questo evento? So, insomma, che voi siete una comunità molto unita, infatti quando ci sono degli eventi, insomma, delle manifestazioni, è bello vedere la collaborazione, insomma, di tutti per la riuscita, ecco, in sé, della manifestazione. Che cosa si dice in giro per lì cosa in attesa? Ma no, Licosa cosa si dice? Licosa si vive sempre giornate di emozione, perché Licosa noi siamo, come ben sai, siamo pochissime persone, proprio siamo 30 famiglie. Però queste 30 famiglie siamo uniti l'uno dall'altro, proprio per arricchire ancora di più le bellezze di questo territorio, dove ogni anno con manifestazioni e eventi cerchiamo di dare voce a tante, diciamo, armonie del nostro paese, perché siamo un paese, è piccolissimo Punta Licosa, però è molto caratteristico che viviamo ancora nella natura selvaggia, ecco. Non c'è stato uno scempio di edilizia, non c'è stato scempio di altre situazioni, quindi viviamo ancora in una realtà molto, diciamo, natura al 100%, ecco. Assolutamente sì. Prego. Amiamo questo posto e cerchiamo di rispettarlo nel miglior modo possibile, con questi eventi particolari, con la musica che rende ancora più bella tutta l'armonia della zona.
a Licosa, però magari avremo la possibilità poi di collegarci nelle prossime settimane per pubblicizzarli e per cercare, insomma, di richiamare ancora più turisti, anche se Punta Licosa, insomma, è conosciuta in tutto il mondo e so che anche in questo periodo è molto popolata da turisti, ma anche da cittadini che vivono fuori Regione Campania e che hanno proprio lì delle abitazioni, giusto Pippo? Sì, ci sono persone che non sono del posto, che hanno acquistato proprietà e quindi vivono e amano allo stesso modo Punta Licosa. Bene, allora vogliamo invitare nuovamente i telespettatori di Cilento Channel, Unica TV, a questo straordinario evento che si terrà il prossimo 29 di luglio. A che ora, Pippo? Alle 19 del 29 luglio, dove voglio dire anche questo, dove anche Cilento Channel ha la sua parte di bellezza di questo Note sull'acqua, dove insieme a Gianni Petriz e a te Raffaella avete sposato in pieno questo evento. E insieme abbiamo creato questo spettacolo che è Note sull'acqua. E volevo ringraziare anche. Prego, prego. Volevo ringraziarvi per tutto quello che fate anche voi come televisione e come gestione del territorio. Grazie Pippo, come si dice, l'unione fa la forza, quindi bisogna promuovere il nostro bellissimo Cilento e soprattutto gli eventi che in questo periodo lo caratterizzano, e questo insomma è un evento davvero suggestivo e merita tanta pubblicità, perché insomma è uno spettacolo davvero unico, quindi l'invito ancora una volta è quello di venire nel Cilento, precisamente a Castellabate, a Punta Licosa, il 29 luglio alle ore 19 per assistere a questo spettacolo. Note. Non ti sento, Pippo. Non ho capito. Prego, dimmi, non ti sento. Ho detto così, siccome Punta Licosa è una riserva e quindi durante l'anno è chiusa con il cancello, durante questa serata è aperta a tutti quanti, quindi dove le persone possono venire a godersi questa serata di Note sull'acqua e godersi insieme alla natura e noi del posto questo magnifico evento che si svolge pienamente nella natura più assoluta. Perfetto, noi ti ringraziamo Pippo per il tuo intervento e per aver pubblicizzato questo evento e ci vedremo sicuramente il 29 di luglio a Licosa. Va benissimo, grazie a te, grazie a voi, grazie a tutti e vi aspettiamo il 29 a Licosa. Grazie. Grazie a Pippo Pascale, presidente dell'associazione Il Faro di Licosa, per questa straordinaria iniziativa Note sull'acqua, un concerto diretto dal maestro Leo Capezzuto, quindi non perdete questo appuntamento.